non è una conclusione la mia, perché non mi sembra che ci sia molto da concludere, è un discorso in itinere quello che stiamo facendo. Volevo sottoporre invece alla vostra riflessione due spunti che mi sono derivati da discorsi molto interessanti che sono seguiti al mio intervento. I due spunti sono questi. Il primo, ha parlato molto, soprattutto Dario, ma anche gli altri, ha usato molto la parola partecipazione. Bene, io vorrei sottolineare a voi come però sia sempre molto più difficile questa partecipazione, e non mi riferisco solo ed esclusivamente al mondo del lavoro, ma al mondo politico, diciamo, complessivo. Mi riferisco al dissenso. Si sta tentando di annullare completamente il conflitto, e io uso questa parola nel suo termine più giusto, la contrapposizione di modi diversi di pensare, che dovrebbero essere portatori poi di soluzioni positive, favorevoli. Faccio riferimento in modo esplicito, da lì mi è venuta questa idea di introdurre questo piccolo argomento al volo, così andrebbe approfondito, quando si è parlato della COP21, perché allora voi sapete, lo porto come esempio, che a Parigi, quando si è svolta la COP21, c'è stata una forte mobilitazione per esprimere dissenso rispetto a come era impostata questa grossa conferenza. Poi abbiamo visto gli esiti estremamente carenti e contraddittori dal mio modestissimo punto di vista. Ebbene, i principali responsabili di quella mobilitazione, in particolare un avvocato francese, ma anche molti altri militanti cosiddetti ecologisti, hanno subito delle misure di prevenzione, in particolare il foglio di via obbligatorio, l'obbligo di restare nella propria abitazione per tutto il tempo della COP21 e quant'altro. Questa è misura preventiva, quindi delle gravissime limitazioni a dei diritti fondamentali come è la libertà di movimento, di espressione e quant'altro, solo sulla base di un dissenso rispetto a questa manifestazione in corso. La giustificazione fornita era quella delle esigenze di sicurezza rispetto a quanto era da poco accaduto pochi giorni prima a Parigi, e questa è un'emerita fandonia, in quanto contemporaneamente si sono svolti regolarmente i mercatini di Natale. Quindi, se c'era pericolo di atti terroristici, si sarebbero dovute adottare delle misure ridicole anch'esse, come quelle adottate a Bruxelles, un po' in tutto il Belgio, e vietare tutto. Invece no. Quindi la possibilità di fare i mercatini di Natale, con quello che comporta in termini di presenza di moltissime persone, eccetera, eccetera, dimostra proprio all'evidenza quanto fosse pretestuoso quella motivazione che era stata pubblicamente adotta per vietare quella manifestazione. Queste erano persone che non volevano andare a fare niente di particolare, se non manifestare contro questa conferenza. Quindi è in atto, e questo lo porto come esempio, ma ne potrei portare tantissimo, ma non è il caso naturalmente, in questo momento è in atto una feroce predisposizione di misure per contenere il dissenso, che passa soprattutto attraverso le misure di prevenzione, che sono misure di pulizia, di ricordo prefascista, perché risalgono al 1865, ma poi ovviamente hanno avuto grandissima applicazione nell'epoca fascista. Si stanno ripristinando, e vi assicuro che nei confronti di moltissime realtà, faccio riferimento ad esempio ai compagni e agli amici in Notab, c'è un'applicazione durissima e fittissima, ovviamente nel silenzio della stampa. Quindi sì, partecipazione, ci mancherebbe altro, a rafforzarla su tutte le occasioni di lotta e di contrasto, ma attenzione, attrezziamoci anche, sappiamo, dobbiamo essere consapevoli del fatto che la controparte si sta attrezzando e già da tempo porta avanti un discorso repressivo molto subdolo, molto, molto forte. Secondo aspetto, e concludo veramente, per quanto riguarda il lavoro, è stato fatto un discorso culturale, benissimo. C'è in atto, ed è giusto, una mutazione culturale giuridica. Il lavoro sta diventando, da diritto, così come è indicato nella nostra Costituzione, sta diventando privilegio, perché questa poi è la realtà, sta diventando addirittura un privilegio. Per cui se il lavoro in realtà è un privilegio, il padrone, io uso ancora questo antiquato termine, usiamo il datore di lavoro che è meno brutto, il padrone diventa un benefattore, perché questa è la realtà. E allora chi rivendica dei diritti nel mondo del lavoro è un ingrato, perché questo è l'atteggiamento culturale che si sta facendo spazio, e che era proprio ad esempio di Iannice. Negli atti del processo ci sono delle lettere del signor Iannice indirizzate al Presidente della Repubblica, al Ministro di Giustizia,
notizia, all'epoca Castelli, se ricordo bene, delle lettere alla Pubblica Opinione, in cui questo infame, perché non so usare altro termine, si dipinge come una sorta di vittima in buona sostanza. Il suo discorso è: ma cosa avrò mai fatto in fin dei conti? Minimizza la gravità della sua condotta, e io sono convinto che quando scrive quelle cose è assolutamente convinto, non lo fa in modo strumentale per mobilitare l'opinione pubblica, eccetera, eccetera. No, ne è assolutamente convinto, il che rende ancora più grave quello che dice, quello che scrive, perché evidentemente non ha mai realizzato la gravità della propria condotta, perché anche lui, a suo modo, è vittima, tra virgolette, di quello che è un contesto sociale e culturale che già in quegli anni era molto forte e che si sta rafforzando purtroppo sempre di più. Grazie.